questo nuovo video. Io ormai sono in mood autunnale, come potete vedere sullo sfondo c'ho la zucca e la candela, è una nuova candela comunque. Allora, l'ho già detto nell'altro video, perché sto filmando più video nella stessa giornata, yay me, che ho cambiato sfondo perché nell'altra stanza non c'è tanta luce, qua mi illumino d'immenso, quindi ho deciso di stare qua. Bene, allora, oggi faremo un... non so se sarà un Italy vs Canada o se farà parte della serie How to Canada, quelle cose là, però non lo so perché questo in realtà sarà un video molto bello, quindi io considero che i video dove sto parlando di How to Canada siano molto molto noiosi, ma che alle persone interessa, quindi non lo so, ma magari lo metto nelle entrambe le playlist così le trovate. Bene, oggi faremo un video molto bello, ovvero parleremo delle cose belle dell'università, quindi se sarete dei futuri studenti in Canada, voglio consolarvi, nel senso che io ho fatto video sulla tesi, ho fatto video sul metodo di studio, ho fatto video su come funziona l'università, eccetera, eccetera, che li trovate sempre qua sotto, nelle cartelle tipo My Life in Canada o Italy vs Canada, sono un po' là. E quindi sì, quei video sono un po' molto pratici, noiosi, come vi ho già detto, ma che sono cose comunque che quando qualcuno vuole informarsi è bene sapere. Bene, invece oggi parleremo delle cose divertenti dell'università, le cose faighe che esistono all'università qua in Canada. Io da poco mi sono laureata, in realtà io ho finito a gennaio, però mi hanno dato il diploma ufficialmente a settembre, nel 22 di settembre. Ho fatto anche un piccolo vlog che vi lascio linkato, quindi se volete andare a vederlo, e se volete anche andare a vedere le foto imbarazzantissime di quella giornata, le trovate su Instagram, mi seguite, c'è il mio link qua sotto. Perché sì, perché quella toga era veramente orribile. Bene, allora, oggi parleremo delle cose faighe dell'università. Prima di cominciare c'è da fare una premessa però. Io sono in Quebec, ho studiato in Quebec, quindi magari non tutte le università in Canada funzionano così, però sono sicura che la maggior parte comunque più o meno ci sono delle cose in comune, però... è importante dirlo che io sono in Quebec, sono a Montreal e so che tantissime persone che sono interessate al Canada vogliono andare nella parte inglese perché gli spaventano il francese, come è giusto che sia, nel senso se non volete imparare il francese si va nella parte inglese. Quindi io ho studiato esattamente a Sherbrooke, che è una città che nessuno conosce, però in realtà l'università di Sherbrooke è una delle migliori del Quebec e è anche nella top 10 delle migliori università in Canada, quindi insomma sono andata a un'università dei geni. No, in realtà è stata un'università molto molto bella, quindi io ho amato tantissimo la mia magistrale, io ho fatto la magistrale, meglio specificarlo perché magari alcuni non lo sanno, io ho fatto la magistrale, ho fatto la triennale in Italia, ho fatto la magistrale qua, quindi per questo che posso fare paragoni, sì. Bene, allora, quindi cominciamo, questa introduzione è lunga come non so cosa. Bene, allora, primissima cosa sono i cosiddetti Sankawit, ovvero i 5... dalle 5 alle 8, si tradurrebbe così, diciamo, ma suona male in italiano, oppure qua in Canada diciamo che i 5 a 8, oppure i 4 a 5, 4 a 7, 4 a 6, insomma, sono i cosiddetti aperitivi, nel senso sono le ore dell'aperitivo. Quindi quando c'è un evento, solitamente si chiama 4 a 5, 5 a 7, 5 a 8, eccetera, eccetera, ovvero il primo numero è quando inizia l'evento, il secondo numero è quando finisce l'evento. Mamma mia, che spiegazione! E quindi l'università organizzava ogni giovedì dalle 5 alle 8 una festa universitaria. Ogni facoltà dell'università aveva la sua festa. Ovviamente se eri studente entravi, dovevi mostrare la tua carta da studente, e se invece portavi qualcuno con te dovevi avere tipo due persone con te, in modo da far entrare una persona, cioè due persone dell'università per far entrare un'altra persona con te, insomma era una cosa un po' vabbè. Qual è la cosa bella di queste cose? La cosa bella è che prima di tutto queste feste sono approvate dall'università, nel senso che si fanno all'interno del campus, all'interno delle facoltà, quindi è una cosa che la direzione approva, ci sono delle regole ovviamente da seguire del tipo non far danni, evitare di morire malissimo, evitare di far danni all'università e di non offendere le persone, non cominciare risse, però vi dirò, non ho mai assistito a cose del genere perché i canadesi sono carini. È nice, anche se sono ubriachi. Quindi questa è una cosa molto bella. Durante l'estate si facevano fuori. Durante l'inverno, giustamente, siccome fa un freddo cane qua, venivano fatto all'interno di ogni facoltà. Ogni facoltà aveva uno spazio che solitamente era tipo la mensa, dove venivano fatte queste feste. Io andavo sempre
alle feste degli ingegneri. Bongo staia. Andavo sempre alle feste degli ingegneri perché erano le migliori feste, con la migliore musica, col miglior alcol, eccetera, eccetera. Passiamo oltre. Un'altra cosa faiga è che l'università ha una palestra. Tu, essendo studente all'università, puoi iscriverti a palestra, in quella palestra, pagando un tot tipo al trimestre. Vi dirò, la mia università non era così conveniente, nel senso la palestra della mia università non era così conveniente, perché costava di più rispetto a una palestra normalissima. Qua in Canada le palestre non costano una beata minchia. Però la cosa bella è che quando sei studente all'università, almeno nella mia università, io avevo diritto, cioè diritto, potevo andare in piscina e non pagavo, a meno che non fossero giorni in cui c'era la squadra di nuoto che si allenava, sì, perché l'università fa un botto di squadre. E poi potevo anche usare i campi da tennis, i campi da tipo altri sport strani, potevi usarli gratuitamente, potevi anche usare il campo per correre, cioè tu potevi andare all'università e correre dentro. C'è anche fuori, fuori c'era il campo da football, che nessuno usava perché era un campo da football, quindi cioè se volevi correre non è che fosse il miglior posto per correre. Quindi questa è una cosa molto fica, fica sì. Un'altra cosa figa è il fatto che le università qua hanno le squadre, delle squadre tipo, tipo la mia università aveva la squadra di football americano, che onestamente a me non piaceva più di tanto, quindi io andavo nelle altre università a guardare le partite di hockey o di basketball. Yay, spirito universitario! Quindi questa è una cosa figa, nel senso che comunque potevi andare a vedere le partite, a party hard, erano sempre delle occasioni per andare a ubriacarsi, principalmente. Insomma che non esiste in Italia alla fine. Poi avevano anche le cheerleader, una big deal qua, cioè ci sono delle persone che hanno una borsa di studio solo perché sono delle cheerleader. Ho sbagliato tutto nella vita. Prossima cosa è il fatto che, come ho già detto in un dei video per quanto riguarda l'università, se li avete seguiti, l'università qua è divisa in trimestri, quindi giustamente c'era il trimestre invernale, il trimestre autunnale e il trimestre estivo. Ogni trimestre aveva una settimana di vacanza che solitamente era prima degli esami di metà trimestre, che erano principalmente gli esami più importanti, cioè almeno c'era una grossa percentuale con l'esame. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere magari il video che magari vi lascerò linkato qua sopra di... che ho parlato di come funziona l'università. Quindi questa cosa era molto utile perché potevi studiare, avevi una settimana tutta per studiare, stare chiuso in casa in pigiama, bere un botto di caffè, mangiare schifezze, studiare per poter passare i tuoi esami. Quindi è molto bello perché qua non ci sono tante feste, cioè nel senso tante feste tipo qui in Italia c'è sempre questa mania di fare il ponte su ogni cosa, c'è ponte, 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 qua non ce ne sono così tante, nel senso che sì c'è il Natale ma in realtà il trimestre autunnale finisce prima di Natale, quindi tu durante il Natale puoi riposarti e goderti veramente il Natale, cosa che in Italia non succedeva perché gli esami erano a gennaio. Ok, un'altra cosa per quanto riguarda lo studio sono le biblioteche. Le biblioteche qua sono il paradiso in terra. Sono bellissime, hai un sacco di spazio, hai un sacco di prese per il tuo computer, quindi non devi picchiare una persona perché sta occupando 50 prese. True story. Ci sono anche dei computer a tua disposizione, quindi se per caso non hai il tuo computer o l'hai oubliato, l'hai dimenticato, eccetera, eccetera, puoi utilizzare i computer a disposizione, che nella mia biblioteca erano tipo una cosa come una ventina di computer, quindi insomma avevi un sacco, c'erano anche i computer enormi, quelli della Mac, tipo enormi, che io usavo solo perché volevo le cose grandi. Birichina. Bene, allora... Quindi le biblioteche erano veramente una cosa bellissima, la mia biblioteca dell'università era bellissima, era tutta in vetro, quindi avevo anche un bellissimo paesaggio, quindi tu studiavi e intanto guardavi fuori e dicevi guarda che bel tempo, guarda che bel mondo là fuori mentre io sono qua a studiare. E ovviamente c'erano anche le macchinette del caffè vicine a te, piene di schifezze che potevi mangiare mentre stavi studiando. Aveva i tunnel, quindi tu ti potevi spostare da una parte all'altra grazie ai tunnel. Questo era principalmente fatto per l'inverno, quindi quando morivi di freddo e non volevi camminare fuori perché il mio campus universitario era enorme, ma enorme, 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 e era in pendenza, perché Sherbrooke era una città
sulle colline, tipo Heidi. Quindi se non volevi tipo morire durante l'inverno perché dovevi salire, c'era l'inverno che ti spingeva, cosa che a me succedeva spesso perché io sono una piuma, era meglio se prendevi i tunnel. Quando ho imparato a usarli è stata veramente la migliore cosa della mia vita. Un'altra cosa è la mensa. Le mense universitarie sono fantastiche. Io vi dirò, non ho mai usato la mensa più di tanto perché i primi 3 mesi abitavo non troppo lontano dall'università, ma comunque, e non avevo lezioni il primo trimestre, tipo che andavano a rovinarmi il mio pranzo, diciamo. Avevo lezione super presto, avevo lezioni tipo tardi al pomeriggio. Diciamo che una cosa non faiga dell'università canadese è il fatto che puoi avere lezioni anche tardissimo. Tipo l'ultima lezione che puoi avere è tipo dalle 7 alle 10, che non è una cosa divertente. Non mi è mai capitato, il più tardi che io ho fatto è stato dalle 5 alle 8 e non è stato divertente perché io, cioè, dormivo ormai, basta, cioè, il mio cervello dopo le 6 non funziona, infatti io sono una persona più mattiniera che notturna. Quindi diciamo che non ho mai avuto bisogno della mensa perché dopo il primo trimestre universitario mi sono proprio spostata, sono traslocato vicino all'università, quindi praticamente camminavo, se volevo pranzare potevo andarmene a casa direttamente o mi portavo direttamente il cibo da casa. Ogni tanto mi capitava di comprarmi il sushi, perché era buono. Quindi sì, però la mensa era veramente buona, non costava troppo, avevi un sacco di scelta, un sacco di scelta, ed era molto molto grande la mensa, quindi potevi mangiare dove cacchio ti pareva. Quando faceva bello era anche bello andare fuori perché c'erano le panchine vicino ai laghetti, insomma era molto bello. D'estate, quando arrivava l'estate, era pazzesco, la gente usciva fuori proprio come gli orsi, cioè i canadesi diventano degli orsi non appena vedono un raggio di sole in primavera. Pure io, vabbè, ma... Poi ogni facoltà, perché come ho detto il campus era molto grande, quindi se tu eri nella tua facoltà ad avere lezioni, tipo ero nella mia facoltà di lettere, avevo lezione là, avevo una mia mensa che era più piccola rispetto alla mensa principale, perché se avete visto il tour del campus che ho fatto tipo un anno fa, ve lo lascio linkato, capirete che è molto grande, quindi giustamente per arrivare alla mensa principale per certe facoltà era più lontano. Per me non era così lontano, però per certe facoltà era molto più lontano rispetto a me. Tipo con la di scienza era tipo in culo, cioè nel video non si vede neanche. Quindi ogni facoltà aveva la sua propria mensa, quindi se avevi fame potevi andare là, si vendeva un botto di caffè, quindi gli studenti andavano avanti a caffè, termos di caffè. Vi dirò, io quando, prima di trasferirmi in Canada non ero così tanto caffeinomane, poi ho iniziato a bere un botto di caffè, non perché mi facesse qualcosa, perché io se voglio essere sveglia, se voglio avere energia, bevo la Red Bull. Adesso la gente, sentirò la gente in sottofondo, che schifo! Sì, lo so, però se io voglio veramente tenermi sveglia durante la notte ho bisogno della Red Bull, ma anche quella forse mi fa addormentare perché io, cioè, crollo dal sonno a prescindere perché sono vecchia. Però il caffè me non fa niente, principalmente il caffè è diventato ormai tipo un puro piacere, quindi non lo bevo perché mi piace, quando ero studente lo bevevo perché faceva faigo. Sì, andare in giro con la tua tazzina, il tuo termos di caffè, cioè, la la la, ecco, sì. No, proprio la la la, ma vabbè. Oggi la mia telecamera non vuole collaborare, collaborare, e quindi si sta spegnendo. Vabbè. Quindi, finiamo il video qua perché già è venuto forse troppo lungo. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste cose faighe, che magari non sono poi così faighe come pensavo. E fatemi sapere se magari alcune di queste cose esistono nella vostra università, perché come ho già detto, andavo in una scuola molto sfigata. Sì, la mia università faceva caccare il cazzo. Vabbè, quindi noi ci vediamo al prossimo video e ciao!